Boia, boia davvero, boia per i risultati e boia per la prestazione, perché veramente sono stati tutti e due clamorosi. E vi dirò, mi è successo in passato, ma così raramente. Cosa voglio dire? Che così raramente mi torna difficile fare un commento. Per amor di Dio, è vero, non è che sono obbligato a farlo, però ci tengo ormai quando posso, quando vedo la partita, a far ciò. E appunto mi trovo un po' in difficoltà perché c'è da dire veramente, veramente poco o niente. Perché innanzitutto non c'è assolutamente da dire niente a Livorno, magari qualcosa di negativo. Uno può dire grazie, vinceva 3-0, però c'è anche da aprire bocca, nel senso. No, però capita a volte che squadre, non solamente Livorno, ma in generale magari riescano a vincere, però poi la prestazione se si va a vedere magari non è stata delle migliori, no? O perlomeno una prestazione è stata coerente con il risultato. E invece vabbè. La prestazione è stata ampiamente coerente con il risultato, anzi forse non ne rabbiano quelli del Cuneo se Livorno riusciva a trovare anche magari un altro gol e se arrivava a 5 non aveva rubato niente, perché comunque nonostante tutto per così ne siamo mangiati sotto porta. Però chiaramente la prestazione va più che bene e direi va anche il risultato di pari passo, più che bene appunto. E quindi da rimproverare non c'è, cioè non c'è niente, non c'è da dire niente alla squadra. E se devo fare un commento, diciamo che tralasciando il primo e il suo tempo, che poi vabbè, ormai è una fissa mia che ci tengo sempre tre volte a puntualizzare, diciamo oltre a ciò cosa c'è da dire? C'è da dire che sin dall'inizio la partita ha avuto una sola direzione, un solo andamento, ovvero che è stato un clamoroso e netto predominio a parte Livorno. Ora, se bisogna entrare proprio nello specifico, va detto che anche il Cuneo qualcosina ha avuto. Niente, secondo me, di clamorosamente pericoloso. Forse un'azione sola, però la sostanza del risultato non cambiava. Nel senso, sì, magari poteva essere, che ne so, 4-1 se facevano il gol, però alla fine, giustamente, se andava a vincere noi, andava a vincere Livorno. Quindi, però, tracciando questa via, è stato un predominio da parte Livorno. E direi anche un bel predominio perché c'è stato comunque, secondo me, non un ottimo, ma comunque un buon gioco. E diciamo più che altro stavolta, più che a livello di palleggio, secondo me, la cosa che ha prevalso di più è stato diciamo, lo smarcamento da parte dei giocatori per ricevere la palla. Noi si sono mossi bene, forse, non lo so, dovuti anche magari alle disattenzioni da parte del Cuneo. Soprattutto in difesa, però secondo me la cosa che ha prevalso, oltre comunque a un buon gioco, è stato appunto diciamo di smarcamento, di farsi vedere, cioè i nostri giocatori si sono secondo me smarcati in determinate occasioni più che bene, infatti secondo me è questo che ha permesso a Livorno di vincere la partita e vincerla in questo modo, ovvero con questo risultato. E quindi questo diciamo è stato. Forse no, c'è in più da dire oltre al discorso del promesso del tempo, che come ho detto prima, ormai faccio sempre o quasi sempre. Quindi parliamone un po'. Diciamo che il promesso del tempo sono stati molto simili, e addirittura, se vogliamo proprio vedere una virgola in più, no? Per essere un po' più precisi, direi che a differenza delle altre volte, stavolta Livorno ha affrontato il secondo tempo in maniera diversa. Di solito se Livorno va in vantaggio il primo tempo e il secondo tempo, almeno nei minuti iniziali, quando inizia è un po' più molle, cioè come se tipo fosse un po' disattento, poi di solito riesce comunque a ritornare con la giusta mentalità nella partita, sperando poi chiaramente di non prendere gol. Invece stavolta Livorno addirittura è partito subito sprint, diciamo, e infatti subito inizio secondo tempo siamo riusciti a trovare il 2-0 con vantaggiato e poi vabbè addirittura abbiamo poi, anzi sempre vantaggiato, replicato sui rigori e addirittura poi dopo siamo riusciti con Montini che fra l'altro meno male, e se lo meritava, siamo riusciti a trovare il quarto gol. Io se lo meritava perché era da un po' che voleva fare gol, soprattutto questa partita qua e meno male è riuscito a trovarlo. Aveva preso anche il palo prima, nel primo tempo, quindi meno male. È riuscito a trovare il gol, nel senso anche a livello di morale individuale, ecco. Quindi, il discorso di prendere solo tempo si conclude, cioè si può concludere benissimo bene, nel senso Livorno ha giocato più o meno sugli stessi ritmi prima del secondo tempo, chiaramente poi col passare del tempo, soprattutto nel secondo tempo, entra in gioco il fattore stanchezza, però
tutto sommato il succo di questi due tempi è stato comunque il predominio, non totale, quasi totale da parte di Livorno. E, quindi niente, diciamo che il commento può finire benissimo qua, non c'è da dire altro, perché cose particolari non ce ne sono state, a parte l'infortunio di Mazzoni, che è dovuto anche uscire a causa di uno scontro di gioco, se non sbaglio una ginocchiata, credo, sullo zigomo, così mi è sembrato. E niente, speriamo non sia niente di grave, sia per lui, ma anche comunque per noi con Livorno, perché Mazzoni si dimostra sempre, o comunque quasi sempre, una pediera fondamentale per la squadra, ma soprattutto per la difesa, perché oltre ad essere portiere, secondo me già dall'anno scorso non si sta comportando assolutamente male, secondo me è uno dei meglio portieri della categoria, o comunque per la categoria, quindi speriamo non sia niente di grave. Quello eventualmente poi informate voi, perché non so di preciso appunto cosa è successo. E basta, sto pensando se ci siano altre cose da dire, ma niente. Eventualmente o dopo questo commento qua, o comunque poi su, diciamo, link esterni, video esterni, potete vedere comunque anche le ragazze, magari c'è qualcosa che mi sono dimenticato di dire, ma credo che il succo della partita io ve l'abbia raccontato e ve l'abbia comunque, tra virgolette, un po' commentato, ecco, come sempre a grandi linee. Insomma, detto questo, niente. Finisce qui il commento e bene così, perché questa è anche, ci tengo a dire anche questa cosa qua, bene così perché rimaniamo con una partita in meno dietro al Siena, che fra l'altro secondo me, con tutto rispetto per i senesi, anche se calcisticamente ce ne vorrebbe poco per via della rivalità, hanno vinto a culo, parentesi, però vabbè, bene così, perché dal punto di vista classifica magari sì, non so se non riuscivamo a vincere, cominciava a essere un po', tra virgolette, un po' difficile la cosa di essere in testa, e anche se non lo siamo, comunque con una partita in meno rimaniamo fiduciosi, quindi bene così anche da questo punto di vista. E basta, via, basta, sto allungando troppo la zuppa. Via, ci vediamo poi in un prossimo video barra audio commento. E niente. Bene così, comunque. Vai, ci vediamo. Ciao.